la sostenibilità, perché senza sostenibilità non c'è innovazione. Essere proattivi e quindi anticipare il cambiamento e vederlo come progresso sociale. Creatività e innovazione calate un po' più nella realtà e la sostenibilità, perché oggigiorno abbiamo a che fare e le start-up hanno a che fare con utenti e consumatori sempre più consapevoli. Ognuno di noi riesce a fare al meglio quello che ama. Essere disruptive, resilienza e prendere rischi. Conoscenza tecnologica, sensibile all'evoluzione sociale, creatività. Deve avere un team forte, creativo, innovativo e coeso, fin da subito votata a una possibile internazionalizzazione del prodotto e del servizio. Terza caratteristica, un modello di business chiaro fin dall'inizio. Team o cares chiari e valore medio del singolo cliente, costo di acquisizione e lifetime value distanti tra loro. Avere chiaro il proprio futuro, avere degli obiettivi, sapersi spiegare e sapersi calare in modo concreto nel progetto, essere motivata anche da valori che hanno nel senso delle ricadute sociali. Direi che oggi il problema è avere delle idee e il problema è gestire l'idea e portarla al suo sviluppo. Da Keto risponderei team, ma articolando meglio direi il team, la scalabilità del modello di business sicuramente e il momento.